Salve a tutti, sono Gianluca Landi e voglio oggi parlarvi della media goal. La media goal è un numero che ci può dare delle informazioni molto importanti, soprattutto ci fa capire istantaneamente se quella squadra fa e subisce gol, che ci serve soprattutto per fare strategie under, strategie over o strategie che comunque sono connessi i gol. Allora, si può calcolare in diversi modi. Io suggerisco di fare in questo modo. Sì, come si calcola quindi? Gol fatti e subiti in casa della squadra che gioca in casa e poi si prendono i gol fatti e subiti fuori casa della squadra che gioca in trasferta. Questo perché non si prendono i gol fatti in casa e in trasferta dalla squadra che gioca in casa e nello stesso modo di quella che gioca in trasferta, perché ovviamente ci sono delle squadre che in casa rendono in maniera completamente diversa da come rendono in trasferta, quindi è importante andare a prendere la media gol delle partite che giocano in casa. Quindi andiamo a prendere, come abbiamo detto, gol fatti e subiti della squadra che gioca in casa e gol fatti e subiti della squadra che gioca in trasferta. Come si indica? Si indica con media goal o i simboli AVG, average goal. Per esempio, nei nostri canali degli alert goal la indichiamo con il termine AVG e subito quando uno arriva, vede un alert goal con c'è tutta una serie di informazioni, affidabilità, posizione in classifica, ma c'è anche il numero AVG che ci indica subito se quella squadra segna gol oppure no. Quindi per esempio se io volessi fare un over live, un over 1.5 e vedo che quella squadra, la squadra che gioca in casa ha una media gol di 3, la squadra che gioca in trasferta ha una media gol di 3.5, 3.6, 3.8, andando a fare live un over 1.5 è già una buona cosa, nel senso andiamo a fare un over basso con delle squadre che segnano tanto. E quindi soprattutto in live diciamo è una buona cosa, soprattutto se vediamo che durante il live quelle squadre stanno attaccando in maniera forte, e quindi è importante questo numero. La formula come viene calcolata? Perché in tanti mi dicono ma come si calcola? Io non so come si calcola. La formula è gol squadra in casa sottintesi fatti e subiti più gol squadra in trasferta fatti e subiti diviso 2. In questo modo abbiamo un numero che è la media gol e ci dà subito un'idea di come la squadra segna. Ovviamente bisogna anche andare a vedere, per esempio, se siamo alla 20ª giornata del campionato, 25ª, è importante la media gol, ma dobbiamo anche andare a vedere la forma, quindi le ultime partite, perché ci può stare che la media gol è elevata, ma la squadra ha segnato tanti gol nelle prime partite e nelle ultime si è fermata. Perché per esempio manca il giocatore in attacco più importante, oppure c'è un calo di forma. Quindi la media goal è una media aritmetica che ci dà un'idea, vengono trattate le partite che noi inseriamo nella formula tutte in maniera uguale. Poi noi dobbiamo andare anche a vedere soprattutto come hanno segnato nelle ultime partite e quindi entra in gioco lo stato di forma. Però è importante, ripeto, perché in un numero abbiamo un'idea se quella squadra fa e subisce gol. Dove possiamo andare a... Ecco, un'altra cosa importante, io suggerisco di guardare la media gol almeno a partire dall'ottava, decima partita di campionato. Perché? Perché se per esempio, come nei nostri canali, non vedete la media gol o vedete uno, probabilmente siamo alle prime giornate di campionato, ci sono pochi valori e quindi la media gol alla terza partita o la seconda partita di cui ne ha giocato solamente una in casa, capite bene che ha poco significato. Quindi come minimo bisognerebbe andare a prendere almeno le 8-10 partite. Chi fa sistemi utilizza ragionare dalla decima partita in poi. Dove possiamo andare a vedere le medie gol? Le medie gol le trovate in quasi tutti i siti. Io suggerisco, e poi le metteremo anche nel mio nuovo strumento che a breve partirà, e io suggerisco però, perché a me piace andare a vedere lì sopra, di andare a vedere su SoccerStat. Vediamo subito dove guardare. Allora andiamo su SoccerStat, vedete? Questo è il sito di SoccerStat e se mi interessa per esempio il campionato italiano vado sulla bandiera IT,
vado sulle statistiche e vado sotto a vedere, eccola qua, average goal. Clicco qui sopra e io qui sopra mi trovo la tabella come vi ho detto. Vedete, ci sono i gol fatti, i gol conch vuol dire subiti, concessi e il totale, e quindi qui c'è la media gol delle partite della squadra che gioca in casa, gol fatti e subiti, e poi qui c'è quella della squadra che gioca in trasferta. Quindi cosa devo fare? Supponiamo che la Roma gioca in casa con il Genoa, ok? Quindi cosa vado a fare? Vado a vedere che la Roma ha una media gol di 2,67, il Genoa ha una media gol in trasferta, ripeto, la squadra che gioca in casa, guardo quella in casa, la squadra che gioca in trasferta, away in trasferta, quindi vado a fare 2,67 più 4,33 diviso 2 e lì ho la media gol, che come vedete è una media molto elevata, superiore a quota 3. E quindi qui è la media gol che, per esempio, ripeto, trovate nei miei canali alert, della media gol che dovete utilizzare, per esempio, per fare anche determinate strategie sugli over. Faccio un esempio: siamo live, a partire una partita del genere, a partire dal 30, 35esimo minuto, 40esimo minuto o addirittura nel secondo tempo, è ancora 0-0 e le squadre stanno attaccando molto, appena arriva un gol le squadre si allargheranno, perché sono squadre, soprattutto il Genoa in trasferta, che fa e soprattutto subisce, è molto probabile che arrivino più gol, soprattutto nel finale. Anche qui teniamo presente che siamo alla quinta giornata di campionato, quindi le medie qua sono abbastanza, non sono ancora tra virgolette veritiere, perché siamo alla quinta giornata. E quindi qui vedete tutte le medie. Se andiamo in campionati dove siamo più avanti, e lì vedete che le statistiche hanno un altro valore, un'altra importanza. Andiamo per esempio sulla Svezia, facciamo lo stesso discorso. Ecco, siamo già a 20 partite e quindi queste medie sono un'altra cosa. Infatti in Svezia si segna parecchio, vedete? Per esempio, prendiamo l'IK, la prima squadra, ha una media gol 2,36, se mi gioca in trasferta con Göteborg a 2,60, fate 2,36 più 2,60 diviso 2, viene una media all'intorno di 2,40, 2,45. Ecco, quindi dovete fare questo, lo fate con la calcolatrice e trovate il valore corretto. Ripeto, quella che noi mettiamo è la media gol casa più trasferta diviso 2. Quindi, ripeto, la media gol è importante tenere presente, perché è un numero che ci dà subito un'indicazione, ma poi dovete andare a vedere gli ultimi match. Per esempio, andiamo qui sopra, vedete, dovete andare a vedere gli ultimi match, questi sono gli stati di forma, vedete, andate a vedere cosa hanno fatto le singole squadre delle ultime partite. E andate a vedere qui sopra e vi rendete conto cosa hanno fatto, perché ripeto, ci sono delle squadre che si possono fermare. Ecco, come potete andare a studiare la partita? Potete andare qui sopra, ci sono, andiamo sulla bandiera svedese, vi faccio vedere. Qui sotto andate, ci sono le partite che si devono giocare, andate sulle statistiche e qui vedete ci sono le ultime partite che ha fatto in casa e in trasferta, e quindi andate a vedere prima la media gol e poi vi rendete conto cosa fanno le squadre in casa e in trasferta. Per esempio, guardate questo Lorevro, vedete che in trasferta nelle ultime partite non ha segnato, ha perso 3-0, 2-0, 1-0, vedete? E quindi vi rendete subito conto cosa hanno fatto nelle ultime partite. Quindi è importante considerare la media gol aritmetica, che è un numero, ed è importante nello stesso tempo andare a vedere cosa hanno fatto le squadre nelle ultime partite, quindi lo stato di forma. Vi lascio, quindi riflettete, andate a calcolarvi questo parametro che vi può servire per le vostre strategie under e over. Vi saluto e al prossimo video.